chi è veramente tutto preso nella contemplazione di ciò che è, non avrebbe neppure il tempo per volgere giù lo sguardo sull'affaccendarsi degli uomini e, combattendo con essi, riempirsi d'odio e di malanimo. Ma guardando e contemplando oggetti armonicamente ordinati e sempre a se stessi identici, che non commettono né subiscono ingiustizia fra loro, anzi, sempre viventi entro la legge dell'ordine e della ragione, questi egli imita e quanto più può ad essi si conforma. Se dunque una qualche circostanza lo costringesse a tentar di tradurre nei costumi pubblici e privati dei suoi simili ciò che vede lassù, invece di formare soltanto se stesso, credi tu che sarebbe un cattivo artefice di temperanza, di giustizia, di tutte le altre civili virtù? E se il popolo giunge a rendersi conto che gli diciamo la verità sui filosofi, non li guarderà più con ostilità, né più sarà diffidente verso di noi quando affermiamo che uno Stato non sarà mai felice se non sarà disegnato da questi artisti che lavorano sul modello divino. Essi prenderanno lo Stato e i caratteri degli uomini come fosse una tela, cercando innanzitutto di renderla il più possibile pulita, il che non è certo facile cosa. Ad ogni modo, in questo si distinguerebbero subito dagli altri legislatori, non volendo occuparsi né dei singoli né dello Stato per tracciarvi le leggi, se non quando fosse già pulito o non l'avessero reso tale essi stessi. Platone non ha mai disperato nelle sue opere di vedere realizzata la società giusta e ce ne ha fornito il modello, la sua città ideale. Noto che è interessante il fatto che Platone non mette, come noi che abbiamo una mentalità storicista, la città ideale come punto d'arrivo, come termine di un cammino che va percorso. La colloca piuttosto come punto di partenza. Cioè Platone pensa che la città ideale sia esistita in qualche tempo remoto, pensa che deve poter essere esistita se dovrà tornare ad esistere. Quindi noi viviamo in un'epoca di decadenza dalla città ideale realizzata e soltanto questo ci può far pensare che torneremo a quel livello, a quella forma compiuta. Se non fosse mai esistita nel passato, per Platone diventerebbe inverosimile che possa esistere nel futuro. Questo è un modo di pensare singolare e interessante, perché è molto lontano dalla nostra prospettiva consueta, che è una prospettiva storicista. Platone dunque pensa che in un tempo remoto la città ideale sia esistita e che il resto della storia sia una storia di decadenza. Le forme della decadenza consentono anche a Platone di costruire una tipologia delle città storiche, delle città dei tipi di costituzioni o di regime storicamente esistenti, e ciascuno a suo modo difettoso. Dunque il primo livello di decadenza è formato da quella che Platone chiama la città timocratica, dove la gente combatte per il desiderio del potere, dove ciò che è prevalente nella spinta dei compagni è quella oligarchica, accade quando gli uomini non combattono più per il potere ma per la ricchezza, cioè per fare del potere uno strumento all'ottenimento della ricchezza. Non vogliono più essere famosi ma vogliono essere ricchi. La fase ulteriore è quella della democrazia, quando lo scontro per la ricchezza si frantuma in questo regime che Platone dice variopinto, in cui tutti i desideri hanno libero corso, in cui non si insegue più soltanto da parte di pochi il potere o la ricchezza, ma ognuno insegue la realizzazione di qualsiasi proprio desiderio. Questo è un regime che Platone considera simpatico, gradevole, dice, ma certamente anarchico, privo di qualsiasi regola, di qualsiasi norma, di qualsiasi valore che si presenti come universale. E la democrazia conduce inevitabilmente, secondo Platone, alla fase più degenerata che le forme politiche conoscono, e cioè alla tirannide. E la pluralità, l'anarchia della democrazia porta inevitabilmente alla reazione che consiste nel fatto che un uomo solo assume tutto il potere e lo gestisce nel nome della realizzazione dei suoi privati desideri. Il tiranno è, secondo Platone, un folle,
schiavo dei suoi desideri erotici, schiavo dei suoi desideri di ricchezza, schiavo della sua mania di potere, che rende tutta la comunità schiava della realizzazione di questi suoi desideri. Questa tirannide è quella che Platone, per esempio, ha conosciuto direttamente in Sicilia e da dove ha tentato di risalire la china, perché se la tirannide è la forma più degenerata, è pensabile che di lì si possa risalire chiudendo il circolo, e questi, come si diceva, furono appunto tentativi di Platone di convertire il tiranno siracusano per riportarlo alla filosofia.